tra fede e tradizione popolare, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Così si rinnova il culto di San Leonardo, patrono di Partinico. I festeggiamenti in onore del santo, iniziati lo scorso 28 ottobre tra sfilate di carretti siciliani e degustazioni, ieri hanno segnato un'altra tappa molto partecipata dalla comunità, la saga del Muffuletto e il teatrino dei Pupi Siciliani. La confraternita lavora per mantenere momenti di aggregazione, provando a coinvolgere le nuove generazioni per preservare il culto del santo e fare scoprire antiche tradizioni. Stamattina ci sono stati i bambini delle scuole primarie a conoscere il culto di San Leonardo e poi a conoscere il culto dell'Opera dei Pupi, che è stato il maestro Garifo a spiegare un po' la situazione, come si svolgeva l'Opera dei Pupi sia tempo fa che adesso. Ma siccome c'è tanta gente che si è allontanata, sia giovani che anche persone tipo anziane, mature, noi nel nostro piccolo cerchiamo di riunire la comunità. Ci siamo riusciti abbastanza bene. Noi abbiamo, questa sera ci sono stati 1200 panini, ieri sera alla saga dell'hamburger altre 1000. È andato tutto alla perfezione. La confraternita di San Leonardo non tradisce i principi del protettore e si prodiga per iniziative di solidarietà e beneficenza. Facciamo molta beneficenza sia per i bisognosi sia per gli ammalati. Abbiamo fatto pure abbiamo regalato 6 TV all'ospedale oncologico del Civico e facciamo sempre solidarietà e beneficenza con i soldi raccolti da porta a porta con le persone. La congregazione si rinnova e cresce anche fra i suoi adepti. Quest'anno sono stati eletti 2 nuovi componenti. Quest'anno la confraternita di San Leonardo, come sempre, c'è stata la vestizione di 2 nuovi confrati. Questa è la dimostrazione che è una confraternita che va sempre in continua, diciamo, evoluzione. La confraternita di San Leonardo, come sempre, c'è stata la vestizione di 2 nuovi confrati. Questa è la dimostrazione che è una confraternita che va sempre in continua, diciamo, evoluzione. Io cercherò mio cugino Rinaldo, mi deve consegnare Angelica, altrimenti gli farò provare il filotaglio della mia tormentata. Questa sera facciamo battaglia di Orlando e Rinaldo per Angelica. Naturalmente non c'è il parco completo con le quinte, ma è meglio che lo faccio così le persone che non l'hanno mai visto vedono dietro le scene quello che c'è. E in diretta è memorizzato, perché io non ho copione, ho tutto memorizzato, perché da quando avevo 5 anni andavo a vedere questo tipo di spettacolo. Io ho circa 200 esemplari, dico esemplari perché come potete vedere non ce n'è uno uguale all'altro. Io ho pupi da 15 costruttori, io non costruisco, tengo a precisare, faccio qualche cosa, ma mi ritengo teatrante, non puparo costruttore. I festeggiamenti in onore di San Leonardo si chiuderanno domani con la processione del simulacro del santo per le vie della città.